Ciao ragazze, in questo video voglio provare ben tre maschere. Bene sì, vediamo se riesco a provarle tutte e tre, se non diventa troppo lungo. E voglio provare questa maschera in oro 24 carati. È una maschera che serve per rimuovere le impurità per i pori dilatati e dovrebbe essere una maschera peel off. Poi voglio provare questa maschera al carbone che fa le bolle una volta applicata, anche questa sempre per pori dilatati, punti neri eccetera. E poi un'altra maschera sempre per combattere i pori dilatati, i punti neri, le impurità del viso e tutto quanto, e questa della MAC. Anche questa è una maschera realizzata con ingredienti come carbone vegetale e altri che dopo, quando la proviamo, li menzioniamo. Vorrei partire da questa in oro 24 carati, che mi incuriosisce davvero tanto. Poi non ho mai provato una maschera peel off su tutto il viso, solitamente li utilizzavo soltanto sul mento, insomma nella zona T, la black mask, mentre su tutto il viso non ho mai provato. Quindi vado a mettere come sempre la fascia per spostare i capelli, per non averli in mezzo alle scatole. Ho preso i dischetti di cotone, ma non ho portato il detergente per struccarmi, quindi vado a recuperarlo. Ok, latte detergente preparato, vado a struccare il viso. Non strucco gli occhi, ma strucco soltanto il viso, visto che comunque la maschera l'applicherò soltanto sul viso, eviterò il contorno occhi, quindi al momento non vado a struccare gli occhi, cosa che invece dopo dovrò fare per mettere la maschera questa che fa le bolle, perché devo, insomma, applicarla su tutto il viso. Quindi vado a struccarmi per bene. Viso completamente struccato e possiamo partire con l'applicazione della prima maschera. Mi sono anche procurata il pennellino per l'applicazione, non l'ho ancora aperto, quindi sono davvero curiosissima di vedere anche la consistenza. Ok, è una maschera completamente gialla, è proprio gialla, ed è abbastanza densa, proprio come molto collosa, sembra la maschera, la black mask. Quindi prendiamo un po' di prodotto e iniziamo ad applicarlo sul viso. Mi sa che servirà un bel po' di prodotto. Il profumo, tra l'altro, è davvero molto buono, è un profumo fiorito. Io non sono molto brava con i profumi, però secondo me questo è decisamente un profumo, cioè lo stavo rovesciando nell'annusarlo, è un profumo fiorito, secondo me sì. Comunque adesso ho fatto un casino perché me lo sono rovesciato sul dito. Comunque prendiamone altro, dicevo che secondo me serve una bella quantità di prodotto per coprire tutto il viso. E solitamente quando si applicano le maschere peel off bisogna comunque sempre abbondare con il prodotto, perché altrimenti si fa fatica poi a rimuovere, non viene via tutto insieme. Mettiamola sul mento. Speriamo che poi nel rimuoverla non sia troppo doloroso. Passiamo all'altro lato. Non è semplice stenderla perché è super densa, però sto utilizzando davvero tantissimo prodotto. Secondo me non mi durerà molto questa confezione perché sto utilizzando davvero un sacco di prodotto. Passiamo al naso. Forse sul naso ne ho messa decisamente troppa. Ne vado a mettere un pochettino ancora da questo lato, che mi sembra un po' scarso. Adesso passo alla fronte e dovrebbe bastare questa quantità, magari non sulle sopracciglia. Ok, ho preso un capello e poi sicuramente se lo lascio me lo strappo completamente. Non tocchiamo più niente perché vedo che se continuo a toccare faccio soltanto un disastro, quindi lasciamo così, lasciamo agire. La sensazione che ho sulla pelle inizialmente è piacevole perché comunque è bella fresca, adesso però inizia già a farmi un po' solettico i lati del naso. Vediamo se c'è scritto quanto tempo devo tenerla in posa. No, ovviamente no. Quindi insomma la terrò in posa fin quando non
non si sarà completamente seccata, secondo me ci vorrà un po' di tempo. Monitoriamo, vediamo un attimo, sono quasi le 5, quindi vediamo quanto tempo di posa è necessario per questa maschera. Se riesco a recuperare i link dei vari prodotti che sto utilizzando, ve li inserisco qua sotto nell'info box. Quindi adesso devo avere un po' di pazienza, tra l'altro sono qua tutta con le mani appiccicate e inizia davvero, specialmente qui, ad essere molto fastidiosa, cioè mi viene voglia di grattare via tutto, però non posso, quindi resisto così. E quando la maschera sarà completamente asciutta, torno da voi per rimuoverla e vediamo un po' se ha funzionato. Ad esempio, sulle mani stavo un attimo giocando con la colla e mi sono accorta che già ha iniziato a seccarsi e si comporta un po' come la Vinavil. Avete presente quando a scuola, mi succedeva un sacco di volte, quando a scuola utilizzavo la Vinavil che poi mi restava su tutte le mani e andavo a giocarci, e più o meno la consistenza è la stessa e sembra proprio Vinavil, viene via facilmente una volta ovviamente asciugata per bene, seccata. Mi viene troppo da grattare questo lato, si vede che ne ho messa troppa, troppo solletico, mamma mia, devo resistere, ma non so se ce la farò. Sono passati 30 minuti, ebbene sì, l'ho tenuta in posa per parecchio tempo, devo dire che adesso è quasi completamente asciutta, appiccica ma leggermente appena appena ancora qui in questa parte, però per il resto devo dire che è completamente asciutta. E mentre aspettavo sono andata a documentarmi meglio su questa maschera e rettifico quello che ho detto prima, non è una maschera per i punti neri come sono le altre due, pori dilatati e quant'altro, ma è una maschera per combattere i segni di invecchiamento. Sapevo che sarebbe anche per questo, ma in realtà serve esclusivamente per le rughe, i segni di invecchiamento, per rendere la pelle più giovane, più luminosa e tutto quanto. Infatti loro lo chiamano un trattamento anti-invecchiamento di lusso, proprio perché è realizzato con oro 24 carati. Quindi in sostanza è una maschera che dovrebbe andare a combattere i segni di invecchiamento, aiuta la pelle ad essere più morbida, bella compatta. Quindi adesso vado a rimuoverla cercando di non fare un pasticcio e parto dal mento, vediamo un po'. Qua ad esempio mi sono prima toccata leggermente e l'ho spostata, si è creata questa bolla, diciamo, comunque vediamo. Ok, devo dire che sul mento ho messo una bella quantità e infatti viene via molto bene, non è dolorosa, sinceramente pensavo peggio. Ecco, inizio a sentire un pochettino più di fastidio qua sulla guancia, però sul mento al momento non ho sentito assolutamente nulla. E la prima parte l'abbiamo tolta. Proseguiamo. Qua ad esempio è leggermente più faticosa da rimuovere. Ok. Ok, qua fa male. Fa malissimo qua. Vicino ai capelli fa un po' male. Ok. Ok, passiamo al naso. Devo dire che sta venendo via abbastanza bene. E riprendiamo da qua. Ah, c'erano i capelli. E ok. Poi la fronte. Aiuto, qua fa malissimo, proviamo a prendere da qua sotto, qua è ancora un pochettino, non è bella asciutta, infatti faccio più fatica a toglierla, non si è asciugata per bene, infatti si è ancora appiccicosa. Oh, oddio, mi ho strappato pure i peletti dei capelli. Evidentemente in questa zona ne avevo messa troppa, quindi ho fatto più fatica
ad asciugarsi. Ok, l'ho rimossa del tutto. Devo dire che la mia pelle la sento che è super morbida, anche se in realtà io facendo davvero tante maschere, ne faccio circa 2-3 a settimana, comunque aiuto la mia pelle ad essere più, appunto, più morbida, più rimpolpata, più luminosa e tutto quanto, perché mi piace utilizzare le maschere sul viso, sono fissata con le maschere. Però devo dire che questa, come prima impressione, mi è piaciuta. È stata un po' dolorosa rimuoverla, più che altro nella parte qua vicino all'attaccatura dei capelli, nella parte anche qui sulle tempie, poi invece naso, mento e fronte, diciamo che non è stato doloroso. L'ho tenuta in posa per 30 minuti, però avrei dovuto tenerla in posa almeno 40 minuti, perché ad esempio in questa zona da entrambi i lati, come avete potuto vedere, era ancora leggermente appiccicosa, quindi ho fatto più fatica a rimuoverla. Però per quanto riguarda l'effetto pelle più diciamo senza rughe, insomma, che va a combattere il invecchiamento, ovviamente è troppo presto per dirlo, perché comunque l'ho provata soltanto una volta, sono dei prodotti che comunque bisogna continuare a utilizzare per avere poi un risultato migliore nel tempo. Però come prima impressione devo dire che mi piace, continuerò a farla. Ci sono all'interno non so quanti grammi di prodotto, però le serve parecchio, quindi questa confezione non credo che mi durerà tantissimo. Se la faccio una volta a settimana, io penso che nel giro di 2 mesetti l'ho finita. Adesso vado a provare per la prima volta questa maschera della MAC al carbone infuso, che va a purificare i pori dall'interno, eliminando le impurità più profonde. Applicare uno strato sottile di prodotto sulla pelle pulita, evitando il contorno occhi. Lasciarla sulla pelle fino a quando si secca, fino a 10 minuti, e sciacquare bene con acqua tiepida. È appunto una maschera che contiene polvere di carbone di bambù infuso e un'argilla bianca ricca di minerali in grado di pulire i pori dall'interno, eliminando appunto le impurità più profonde. Il sebo in eccesso viene eliminato, la pelle risulta più luminosa e setosa e il make-up si applica più facilmente. Questa maschera costa 31 euro, ok? Va ad assorbire il sebo in eccesso, dovrebbe andare a ridurre i pori e minimizzare i punti neri, insomma purificare in profondità, illuminare e levigare la pelle, insomma un bel po' di benefici si dovrebbero ottenere con l'utilizzo di questa maschera. Quindi proviamo anche questa ha una consistenza decisamente più morbida, come tutte le classiche maschere che utilizzo solitamente. Il colore è il classico delle maschere realizzate con il carbone. Di queste ne ho provate davvero tantissime di maschere con il carbone, perché mi piacciono, perché cerco sempre di andare a ridurre i pori dilatati, eliminare i punti neri, avendo la pelle comunque mista, cerco sempre di utilizzare delle maschere purificanti. Fatemi sapere se anche voi siete fissate con le maschere come me, quante volte a settimana le fate, e magari fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete qualche maschera da consigliarvi, perché sì, ne ho provate tante. Però se posso scoprire qualche buona maschera che dà dei buoni risultati, sono sempre molto contenta. E direi che così può bastare, forse ne ho messa anche troppa. Ok, direi che può bastare, questa la devo tenere in posa soltanto 10 minuti, meno male, perché quando registro questi video dove testo dei prodotti e c'è un tempo di posa parecchio lungo, praticamente il video è interminabile, sembra non finire mai. Questa almeno ha soltanto 10 minuti di posa, quindi faccio passare questi 10 minuti e poi torno da voi. Sono passati 10-12-13 minuti e come potete notare, per esempio sulla fronte si è completamente asciugata, infatti è cambiato decisamente colore, è leggermente ancora umida sulle guance, però direi che è arrivato il momento di risciacquare. In teoria bisognerebbe andare a risciacquare con acqua tiepida, dovrei andare in bagno, però voglio fare le cose tutto dall'inizio alla fine insieme a voi, quindi ho recuperato una salvietta struccante che ho imbevuto di acqua e adesso la vado a rimuovere. Vediamo se ci riesco, perlomeno sicuramente in bagno avrei fatto molto molto meglio, però va bene, facciamo finta di niente, anzi apprezzate questo mio sacrificio. Comunque devo dire che viene via benissimo, non va a seccare troppo la pelle,
e non vale nemmeno tirarla, nonostante si fosse quasi completamente del tutto asciugata, non mi tirava la pelle. Alla fine sono andata a risciacquarmi velocemente con un po' d'acqua per rimuovere quei residui che tipo qui non riuscivo a rimuovere. Che dire, anche questa mi è piaciuta sempre come prima impressione, ovviamente come prima, anche adesso, visto che la maschera l'ho fatta subito dopo l'altra, sento la mia pelle bella bella morbida, però mi sembra, non so se è una mia impressione, ma di vederla e di sentirla anche più elastica, oltre che più morbida. Continuerò anche questa ad utilizzarla, bisognerebbe utilizzarla per da 1 a 3 volte a settimana. Il prezzo di 31 euro, non so se ve l'ho detto, e prima impressione positivissima anche questa. Ultimo prodotto, ultima maschera del video e ultima maschera della giornata stasera, non ne farò assolutamente nemmeno una perché oggi ci ho dato dentro, proprio direi di sì, ed è la maschera al carbone Bubble Clay Mask. È una maschera detergente al carbone, tra l'altro c'è anche la sua spatolina all'interno della confezione da utilizzare per applicare la maschera sul viso, quindi utilizziamo questa. E qua ci sono all'interno 100 grammi di prodotto e anche questa è da utilizzare almeno, vediamo se c'è scritto, quante volte a settimana, no, non c'è scritto, sì, ok, usa 2-3 volte a settimana anche qua. Questa è una maschera che dovrebbe andare a pulire la pelle, esfoliarla e liberare i pori. È una maschera, come vi dicevo prima, appunto con le bolle, non vedo l'ora di vedere questa come agisce, che va quindi a ridurre anche l'eccesso di sebo e minimizzare quindi i pori. Vediamo un po' la consistenza. No, mi sono sporcata i pantaloni del pigiama, perché quando registro i video, per comodità, ho sempre o il leggings o i pantaloni del pigiama, vabbè. Comunque li ho sporcati bene. Meno male che sono del pigiama. Comunque la maschera non la voglio girare troppo perché ho paura di rovesciarla. Comunque si presenta di questo colore, proprio grigia, un grigio cenere, molto più a occhio, sembra molto più liquida delle altre. Prendo la sua spatolina, esatto, sì, è decisamente più, ha una consistenza diversa, diciamo, quindi prendiamo un po' di prodotto e andiamo ad applicare la maschera aiuto sul viso. Sì, è decisamente molto, ma molto più liquida. Infatti non serve neanche tantissimo prodotto, forse ne ho preso troppo. Diciamo che utilizzare questa mini spatolina non è proprio comodo. Preferisco sinceramente utilizzare un pennellino un pochettino più grande. E nel frattempo, ci ho fatto caso adesso, il lato di destra, quello che ho iniziato, ho messo prima il prodotto, sta iniziando a creare le bolle, a fare la schiuma. Non l'ho proprio messa bene, specialmente sulla fronte, ma può bastare, accontentiamoci così. Quindi adesso aspettiamo circa 5 minuti. Questa, a differenza delle altre, fa un po' di solletico proprio perché si stanno creando tutte queste bolle sul viso. E una volta che la maschera si è completamente trasformata in tante piccole bolle, bisogna andare a massaggiare il prodotto con movimenti circolari su tutto il viso e poi andare sempre a risciacquare. Si sono fatte un sacco di bolle, specialmente sulla fronte e sulle guance, e adesso devo andare a massaggiare, anche perché a guardarmi così sembra di avere la faccia, delle persone avere la faccia super super gonfia, specialmente questa guancia. Quindi adesso vado a massaggiare il prodotto sul viso. A differenza però della maschera che ho utilizzato nel video precedente, che appunto aveva creato un sacco di schiuma, questa invece non si è trasformata in schiuma, è rimasto tipo effetto fango, diciamo. Mi aspettavo che si formasse la schiuma, invece adesso andando a lavorarla con le mani la schiuma è sparita e è tornata, diciamo, quello della sua consistenza iniziale. Massaggio per bene, per pulire in profondità. E poi vado a risciacquare con acqua tiepida, ovviamente vado in bagno, non lo posso fare qui, altrimenti è un casino. Mi ha deluso un po' questa cosa però, mi aspettavo che si formasse un sacco di schiuma e invece
No, o che ho aspettato troppo tempo, magari ho fatto agire troppo e non ha funzionato. Guarda, comunque le bolle sul viso prima le avevo. Vabbè, vado a sciacquarmi. Viso completamente sciacquato. Sono rimasta un po' delusa da questa maschera perché mi aspettavo che facesse molta più schiuma, cosa che invece non è successa. Anzi, come avete visto prima, quando sono andata a massaggiare il prodotto, invece che fare ancora più schiuma è tornata la consistenza iniziale. Peccato, perché tra le tre questa era quella che mi ispirava di più, che già alla fine è stata la mia, quella che ho preferito meno. Questa maschera comunque mi ha dato l'impressione di pulirmi in profondità il viso, tant'è che quando sono andata a sciacquarmi il viso sembrava che mi stessi proprio lavando il viso con del sapone, perché il sapore, anche perché un po' di spuma mi è finita in bocca, quindi ho potuto anche sentire il gusto, essa di sapone, sia il profumo che il gusto. E quindi si sembra di, alla fine ha funzione di lavare il viso in profondità, anche se è una maschera, inizialmente si presenta come una maschera, si applica proprio come una vera maschera, però poi va, in realtà funge più da sapone che pulisce in profondità il viso. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se questa tipologia vi piace, se vi è utile più che altro sull'acquisto appunto di maschere o comunque prodotti che provo per la prima volta con voi. Io vi mando un grossissimo bacione e vi aspetto qui sul mio canale con un nuovo video. Ciao!